Eccoci qua ragazzi, oggi andremo a vedere come equalizzare una voce, quindi andiamo ad aprire un progetto, qui abbiamo una voce maschile, quindi sentiamo il brano. E non ho che pensare. Ok. Giro tondo è tutto qui. E com'è? Che non lo sai. Quindi andiamo a equalizzare questa voce, sentiamola in un solo. E non ho che pensare. Poi. Giro tondo è tutto qui. Ok, concentriamoci su questa parte vocale. Qui ho utilizzato un compressore. Giro tondo. Che in realtà sta lavorando molto poco. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo. Diciamo che solitamente il compressore sulla voce si tiene con un attacco abbastanza morbido, quindi fare in modo che non vada a agire subito, ma lasciamo la prima parte della traccia vocale libera. Giro tondo. Quindi lasciamo l'attacco attorno ai 23-25 millisecondi. Il release, il rilascio lo possiamo invece mettere giro più veloce. Giro tondo è tutto qui. Adesso non sta lavorando la soglia. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo è tutto. La ratio di solito si lascia verso 3, 4, 5 rapporti su 1, e la threshold poi dipende dal tipo di come dire, dalla traccia vocale, appunto dal livello della traccia vocale, che adesso è piuttosto bassa in questo punto. Giro tondo. Solitamente però diciamo che la compressione si va, i parametri della compressione si vanno ad aggiustare nella parte più in cui il cantante suona più canta più in maniera più intensa, quindi come mondo dentro me. E in effetti qui sta lavorando tanto. Mondo dentro me. Mondo dentro me. Mondo dentro me. Mondo dentro me. Ok, adesso sta comprimendo mondo tanto. Mondo dentro me. Mondo. E quindi diciamo che viene selezionata solitamente la parte in cui canta più in maniera più forte per selezionare, appunto per andare ad aggiustare quello che è il discorso del compressore. Andiamo, come dicevo prima, a vedere l'equalizzatore, quindi togliamo adesso per questo istante il riverbero, equalizzatore, andiamo a equalizzare la traccia vocale, quindi posso utilizzare l'analyzer per vedere che cosa abbiamo. Vediamo che abbiamo un po' di frequenze qui molto basse, che intanto queste non ci servono, quindi filtro passa alto, questo qua, la campana la mettiamo appunto a 48 dB per ottava, andiamo a togliere tutte le frequenze che comunque non si sentirebbero nel mix fino a 80 Hz, quindi giro tondo è tutto. Questo serve a creare una sorta di pulizia nella voce, perché tutte quelle frequenze che possono essere catturate da, che ne so, condizionatore che sta andando, ventole, o in realtà la voce non ha frequenze così basse, anche una voce grave non riesce ad arrivare a 20-30 Hz, però il microfono comunque può prendere su, che ne so, il piede che si muove o il respiro, insomma tutte cose che in realtà non vogliamo che siano presenti all'interno della registrazione, quindi io non faccio altro che togliere la parte giro dei super bassi. È tutto qui. Giro tondo. Ok, adesso invece andiamo come prima cosa a dare un pochettino di presenza, quindi attorno ai 2000-3000 Hz, quindi giro tondo è tutto. Ovviamente il discorso dell'equalizzazione dipende dal microfono, dalla voce, perché ci sono voci comunque più scure, voci più chiare, dipende dal tipo di suono che vogliamo avere, al mix, a quanto vogliamo che buchi. Diciamo che in generale le frequenze che vanno a lavorare sulla presenza, quindi sulla presenza della voce, appunto sul fatto di le medio-alte, quelle che devono comunque bucare, sono attorno ai 3000 ai 4000 Hertz. Diciamo dai 2 ai 4000 Hz sono le frequenze che all'incirca, con campane molto larghe, quindi equalizzazione che va ad agire in maniera molto morbida, quella va a lavorare su quella che è la leggibilità del testo, appunto della voce, mentre invece le frequenze che vanno a ingrossare, appunto dar corpo alla voce, sono attorno ai 200-250 Hz, anche 300. Bisogna stare molto attenti nella voce a quelle frequenze, ma anche quelle attorno ai 500 Hz, perché possono dare un senso appunto nasale, questa frequenza qua, sui 5,
Sì. Giro tondo. Questo dà un po' di quello che viene considerato il naso, cioè diciamo che. Giro tondo. Sentite l'effetto nasale. Qui. Giro tondo è tutto. Queste solitamente qui. Attorno dai 400 ai 600 Hz vengono comunque un pochettino attenuate. Giro tondo è tutto qui. O comunque lasciate. Diciamo che come bassi potrei aumentare un pochettino quelli che sono verso i 150. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo è tutto. Quindi aumentate 164 Hz i 3400 e attenuato di 1 dB i 445. Andiamo a sentire senza e con l'equalizzazione. Questa è senza. Giro tondo è tutto qui. Con. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo è tutto qui. Sentiamo l'interno del brano. Giro tondo. Un po' bassa la voce. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo è tutto qui. Forse un po' troppo corpo. Giro tondo è tutto. Posso anche aumentare un po' quella che è considerata l'aria, diciamo, la leggibilità, ancora quella delle frequenze più acute, attorno ai 9000-10000. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo. La freschezza della voce qui. Appunto viene data da queste frequenze qua. È tutto. Giro tondo è tutto qui. Giro tondo. Non equalizzata. Tutto qui. Giro tondo è tutto. Si dire che è un'altra frase. E com'è che non lo sai? E com'è che non. Il problema di aumentare queste frequenze è che poi devo mettere un de-esser, perché comunque il problema è. E com'è che non lo sai? E com'è che non lo sai? Andiamo a uscire qua. Che non lo sai? E com'è che non lo sai? E com'è che non lo sai? E com'è che non lo sai? Quindi vado a aumentare un pochettino quelle che sono le frequenze acute e a diminuire le S, appunto andando a mettere un DS. Questo è il discorso dell'equalizzazione sulla voce. E com'è che non lo sai? Senza. E com'è che non lo sai? E com'è che non lo sai? Semplicemente non pensavo che te. E su questa base di equalizzazione poi posso andare a lavorare. Quindi su questa base abbiamo detto togliere i bassi, gli ultrabassi, dare un po' di aria attorno verso i 10.000 Hz, presenza ai 3.500, dai 3.000 ai 5.000 Hz sono frequenze, campana molto larga per dare presenza alla voce, e un po' di corpo attorno i 150 e 200 Hz sono quelli riferiti al corpo appunto della voce. Ovviamente, come dicevamo prima, dipende da voce a voce, quindi potrebbe essere che questa equalizzazione, che questo taglio non sia giusto per tutte le voci, anzi sicuramente, diciamo che in linea di massima le famiglie di frequenze sono quelle, quindi corpo, presenza e aria. Poi la percentuale o quale tipo di frequenza va vista in base al microfono, al preamplificatore, alla voce, ci sono tante variabili che vanno discusse. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.